ragazzi, buongiorno. Guardate che vi avevo promesso che avrei fatto vedere il panorama. Ebbene, insomma, guardate qua. Siamo proprio su una piccola collina con tutta la vista di Granada. Allora, la notte non è andata bene, assolutamente. E stanotte è andata un po' malino per il semplice fatto che c'è stata tipo una sorta di festa, ma di quelle piuttosto impegnative, Ale. Che di quelle fatte bene. Di noi quelle feste fatte bene, urli, cose, ma fino a stamani alle 4. Ora vi dico la verità, ieri eravamo particolarmente stanchi, io mi sono leggermente svegliato, poi vabbè, io ho tappi di notte, quindi problemi non me ne sono fatti più di tanto. Però stanotte se l'è messi anche la signorina Torre, eh? Sì, stanotte no, non ci si faceva, era impossibile. Cantavano, urlavano, battevano sui tavoli. E ci stavamo anche domandando se ieri non fosse stata magari una festa particolare qui magari a Granada, perché vi assicuro che anche ieri in città c'era veramente un botto di gente. Allora, stamattina, siccome qua alle nostre spalle, dove splende questo bellissimo sole, c'è la Sierra Nevada, facciamo un giro di circa un 170 km, una roba del genere, tra strade asfaltate e strade sterrate, che ci portano a visitare il parco della Sierra Nevada. Allora, credo che si possa andare anche adesso che è inverno, perché poi a un certo punto, ragazzi, c'è la neve. Quindi adesso ci prepariamo e ci dirigiamo in vetta alla Sierra Nevada. Quantomeno ci proviamo. Siamo al Mirador Puntal de las Mayadas. Perdonate la mia pronuncia spagnola, eh? È un po' quella che è. Ma lo spettacolo è veramente bello, guardate là, abbiamo tutte le montagne della Sierra Nevada di fronte a noi. Thank you.
Ragazzi, siamo proprio nel cuore della Sierra Nevada, come avete visto dalle riprese del drone, bellissimo. Tra l'altro prima siamo arrivati là, in quel punto c'era il cavallo, un po' anche un attimo spaventati, e c'era il cancello chiuso. Però sono cancelli di... Io mi sono spaventata perché non si spostava. Sì, vabbè, bueno, lì... il cavallo era grosso, nel senso, ti hanno zampata la macchina, no? E alla fine sono cancelli dei contadini che li chiudono con le corde. Quando fai questi percorsi qui, ovviamente li apri e richiudi subito, perché sennò ovviamente li esce il bestiame, i cani e tutto quanto. A me personalmente mi aveva spaventato più il cane del cavallo, perché dovevo scendere, apri il cancello e c'era sto cane che abbaiava, mi sembrava un po' anche arrabbiato. Però poi alla fine quando scendevi si è allontanato, quindi. Adesso ragazzi ci stiamo facendo una tapas sulla Sierra Nevada, un pranzetto un po' così veloce, e continuiamo questo percorso che stasera ci dovrebbe portare a Guadix. Arrivati su questo lago, che ormai la Spagna ci ha abituato da 4-5 giorni a questa parte, avere questi laghi con questi colori, spettacolo veramente bellissimo. Ci siamo piazzati là, ragazzi, la strada qua, siamo andati anche in fondo là, vi dico la verità. Il problema è che in fondo là non c'è una stillina di linea, proprio 00 connessione, e volevamo leggere un po' adesso per i prossimi giorni. E come avete visto oggi abbiamo fatto questo parte del parco della Sierra Nevada, perché se uno lo volesse fare bene bisognerebbe stare qua almeno una settimana e girarselo tutto. Comunque qua, questa zona qua, ragazzi, bellissima, veramente molto bella. E noi adesso ci siamo fermati qua perché sono le 4 circa, ci dovevamo rilassare un po', poi avevamo visto che c'era questo lago veramente molto bello. Là più su, 3 o 4 curve più su, ci sono altri 2 o 3 van che si sono piazzati qua. Veramente un posto bellissimo, poi una tranquillità veramente incredibile. La Spagna, ragazzi, boh, secondo me bisognerebbe venire qua e rimanerci, boh, almeno 6 mesi, secondo me, e girarsela bene, perché ci sono tantissime cose da scoprire e da vedere, senza ombra di dubbio. E vi dico la verità, rispetto al Portogallo, ma 1000 passi avanti, cioè sicuramente, senza neanche starci tanto a pensare. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors.
tu. Ragazzi, buongiorno. Ci siamo svegliati in questo posto bellissimo, su queste dighe, perché poi comunque, ragazzi, queste sono dighe, eh. Laggiù c'è la chiusa, ci sono questi laghi, io credo che siano artificiali, eh. Ma il colore dell'acqua è veramente spettacolare. Ieri sera ci siamo fatti anche il nostro focherello con annessa grigliata. Ormai ci stiamo prendendo gusto. Siamo ripartiti da questo bellissimo posto sul lago. Mi dispiace sempre lasciare questi posti, eh. Era molto bello. Era rilassante. Sì, veramente molto bello. Ieri ci abbiamo passato veramente un bel pomeriggio. È stato molto bello anche il tracciato che abbiamo fatto sulla parte della Sierra Nevada, eh. Ovviamente tutti questi tracciati, ragazzi, li trovate tutti su Wikilo. Basta che cercate motorbike e vedete dove siamo passati. Ovviamente anche il tracciato di ieri è allungabile quanto volete, eh. Trovate altre migliaia di tracce. Noi vi dico la verità, abbiamo tagliato perché insomma un po' avevamo visto, poi volevamo un po' rilassarci anche e non allontanarsi, diciamo, troppo, perché poi dopo ti riavvicini un po' sulla costa anche, come già detto, essendo un po' con i tempi, diciamo, corti. E abbiamo fatto quello che si poteva, via. E adesso ci dirigiamo verso nord, c'è una tappa di un 300 km di trasferimento che ci porterà nella piccola cittadina di Consuegra, dove ci sono i famosissimi mulini spagnoli, quelli che si vedono su tutte le copertine dei cataloghi di viaggio e robe varie, che si leggono nel libro del Don Quixote. Ho imparato ieri. L'unica cosa di oggi, ragazzi, che purtroppo andremo incontro a un paio di giorni di brutto tempo, non c'è proprio questo gran sole. Vabbè, vedremo, intanto andiamo verso nord. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right. Oggi todo il dia in autostrada o autopista o autovia, o chiamatela un po' come volete. Abbiamo lasciato l'Andalusia adesso e siamo nella Castiglia-La Mancia. Mancano ancora 110 km. Piano piano. Caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know. Siamo arrivati a Consuegra, che è la cittadina famosa per i mulini spagnoli. Purtroppo il maltempo, ragazzi, rompe le scatole, sicuramente il paesaggio non è lo stesso, come se l'avessimo preso col sole, però è veramente molto bella questa immagine qui. Era già qualche anno che volevo venire qui e venire a vedere questi mulini, perché poi dopo, oltre i mulini, è bellissimo anche il panorama che c'è circostante. C'è anche, ragazzi, l'abbazia qua, che credo che sia anche visitabile. Però adesso noi dobbiamo cercare di capire dove passare la notte, perché qua, boh, ora vediamo un po', perché stanotte mettono veramente brutto. Ragazzi, guardate cosa c'è intorno a noi. Siamo in camera. Dopo quasi 5 mesi di viaggio, stasera è la prima sera che dormiamo in un albergo. Ovviamente la macchina è lì, eh.
proprio sotto la finestra, perché la nostra amica qua, non dire che ti nascondi dietro le coperte, non sta bene la signorina qua, o sbaglio? E problemi intestinali, quindi stanotte, siccome non davano un gran bel tempo, piove forte, tira vento, e stanotte avremmo dovuto dormire con il tetto chiuso, e se la malata qua stava bene, problemi non ce ne sarebbero stati, anche perché ragazzi siamo stati un mese e mezzo passato in Irlanda, vedrai ora il vento della Spagna, non penso che ci faccia paura. Siamo andati anche a comprarci il termometro perché non ce l'avevamo, e niente, comunque la febbre non ce l'ho, la febbre non ce l'ha, sta bene, è un virus. Gianco, diglielo che sta mamma sta bene, portali la ciabattina, portali la ciabattina, vai che sta male, vai, bravo bravo, vai, portagliela la mamma, vai. Il problema quando si va a dormire in albergo è anche questo, che bisogna trovare le strutture che accettino il cane. Ne avevamo trovate due prima, ma il cane non lo volevano, e ci siamo spostati un goccino dai mulini. Ah, fra l'altro ragazzi, in tutto questo casino che ci è successo oggi, che ce l'avevamo scordati, ci ha mandato un bel messaggio Grandi Navi Veloci, che avevamo prenotato la nave il 9, disdetta la nave, cancellata la tratta, quindi abbiamo riprenotato il tutto tramite un'altra compagnia, con la Grimaldi, che però invece di arrivare a Genova arriveremo a Civitavecchia, e la nave c'è un giorno prima, non il 9 ma l'8, comunque vabbè, siamo nei dintorni di Madrid, insomma ci si dovrebbe anche cioè ci si fa. Buongiorno, allora la signorina qua stamani sta bene? Tutto ok, ci siamo ripresi. Si è ripresa. Quindi ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ieri sera, che abbiamo interrotto un po' il video così di corsa. Eccoli, eccoli. E saliamo a i mulini. Fortunatamente stamani il tempo ci ha dato un attimino ragione, ma voi pensate ragazzi che abbiamo parlato con quella signora ieri sera lì dove siamo andati a dormire all'albergo, erano mesi, mesi e mesi che non pioveva, dice che soffrivano di siccità in una maniera incredibile. Ragazzi, bastava che arrivavamo noi, portavo la mia coppolina irlandese, è arrivata subito l'acqua, incredibile. Comunque al di là dei mulini che sono spettacolo, ok? Ma guardate che colore questa vallata, bellissimo, eh? Veramente molto bello. Adesso facciamo due passi qui intorno a questi mulini, che poi io non pensavo, ma questi mulini sono tipo dei negozi. Ovviamente ragazzi, le pale di questi mulini sono ferme, inevitabilmente, vedete, sono costruite, queste sono state sicuramente ristrutturate con dei pezzi di legno inchiodati a croce così. Stiamo salendo le scale che ci portano dentro l'unico mulino che è aperto oggi, il mulino Rocio si chiama.
come vedete qua c'è tutto il vecchio meccanismo. Si vede qua, ragazzi, dal video, come vi ho fatto vedere prima, avete visto le pale erano tutte fatte a croce. Per farle girare ci mettono una sorta di vela per far prendere vento e levano la vela per, non, per diciamo attutire il vento quando magari è troppo forte o fermare le pale, perché ovviamente in quel modo lì, quando sono tutte messe a croce così e non c'è niente che fa attrito col vento, la pala sta ferma. Praticamente, ragazzi, il meccanismo veniva messo il grano qua dentro che calava su questa, diciamo, canala che è qua. Il grano cadeva qua nel centro, vedete? Con la forza della pala che faceva girare fuori il vento, girava tutto, girava la pietra e macinava il grano. E lo raccoglievano da questa parte qui completamente macinato. Da qui, ragazzi, vi faccio vedere il meccanismo, vedete, che serviva praticamente per orientare le pale. Cioè, da questo qua loro giravano, spingevano in base a dove volevano e ruota il tetto del mulino e mettevano le pale in direzione come meglio preferivano loro del vento. Ma veramente bello. Sì, quando sono entrato. Ah, l'hai fatto vedere? Sì. Gliel'hai spiegato la teoria dei mulini a vento? Dai, dicela. Che praticamente Don Chisciotte, nel libro famosissimo, lui di notte scambiò i mulini a vento per dei giganti e tentò di combatterli. La famosa frase: combatti contro i mulini a vento, cioè combatti contro niente. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Qui c'è una cultura che, dai, solo te non l'hai letto, Don Chisciotte, il libro più venduto al mondo. Abbiamo rincorso un attimino il sole e siamo venuti a Toledo, che non è lontanissima da dove eravamo prima ai mulini, si tratta di una settantina di chilometri. E intanto che l'Alessia ci prepara qualcosa da mangiare, io e il direttore qua siamo venuti a vedere la vista di Toledo. Essendo appunto una città di templari, ci sono questi negozi di spade, se ne ho trovati un paio che vendono le spade con tellarci. La cattedrale, ragazzi, è enorme, è grandissima, molto bella. Dentro, alza, imponente. Da vederla di fuori non sembrerebbe, perché siamo praticamente tutto incastrato qui fra le case, le viette sono piccoline. Cavolo, ma dentro è veramente enorme. E un'altra cosa famosa di Toledo, per chi non lo sapesse, è il marzapane, che adesso vediamo un attimino se girottolando qui in città riusciamo ad assaggiarlo. Ci siamo fermati ad assaggiare il marzapane. Buono, eh? Buonissimo. Per l'amor di Dio. Ma due pezzettini, ragazzi, piccinini di marzapane, sono pagati 8 euro. Eh sì.
1,3 e 1,2,50. Insomma, sì, sulle 6 euro e rotti. Ma ragazzi, piccini, eh. Era cioè... una pallina di marzapane con i pinoli. Ah, e l'altra euro. Pallina? E l'altra pallina con la cioccolata e 2,50, una roba di... Buono, il marzapane di Toledo, per l'amor di Dio. Va bene, abbiamo fatto anche questa, te la priglia. Allora, adesso si ritorna alla macchina perché abbiamo il direttore che è già un paio d'ore che è da solo, anche qualcosa di più. Poi Michele è stanco perché ha vegliato la macchina tutta la notte, quindi andiamo a riposarci. Ragazzi, la macchina per la strada non mi fido, scusate, ma... E stanotte mi sono svegliato 2 o 3 volte a controllare se era tutto a posto. Sì. Svegliata anche me. Ma e stanotte dove si dorme? Ragazzi, niente, siamo praticamente tornati dove eravamo oggi a pranzo, perché siamo andati a vedere questo posto su questo lago, ma... Io non sapevo che fossero così tanto pericolose, però mi ha spiegato l'Alessia che c'era strapieno di processionarie. Quelle sorta di... Cosa sono, Ale? Tipo dei... Insetti, ma lumbrichi, cosa sono? Vermini. Tipo sì. Quelli col pelo, no? E dice che siano molto pericolosi per i cani. E quindi siamo tornati indietro perché abbiamo detto con Django, poverino, non ci sa mai succedesse qualcosa. E alla fine siamo tornati qua dove abbiamo pranzato oggi e siamo con la vista di Toledo. E è un po'... siamo un po' così, come vedete, sulla strada. Però, alla fine vediamo un po' come va stanotte, insomma, spero che organizzino un rave party qua sotto, al massimo ci uniamo. Dai, ci vediamo domani mattina, ciao ragazzi.